Elezioni europee 2019. Va ora in onda, a cura di Rai Parlamento, il confronto con i rappresentanti delle liste nazionali. Buonasera, bentornati ad una nuova tribuna di Rai Parlamento. Tra 4 giorni 50 milioni di italiani sono chiamati al voto per le elezioni europee per eleggere 76 deputati nazionali. Sono Federica De Vizi e saluto anche chi ci sta ascoltando per radio. Stasera il confronto tra 3 rappresentanti delle liste nazionali. Abbiamo qui con noi in studio Mario Mauro dei Popolari per l'Italia, Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia Alternativa Popolare. Buonasera. E Michele Abbaticchio di Più Europa Italia in Comune. Buonasera. Benvenuti a tutti. Vi ricordo subito le regole. Primo minuto, Adinolfi. Ascoltando Mauro e leggendo anche il vostro programma avete diversi punti in comune, come i valori cristiani e anche far parte del Partito Popolare Europeo. Ma in tutte le vostre scelte politiche voi avete messo al centro la famiglia. Le scorse politiche non ce l'avete fatta, perché avete deciso di riprovare per queste europee? Non ce l'abbiamo fatta, ma è stata la prima uscita e abbiamo preso 220.000 voti, che sono incoraggianti per una piccola forza che si muove con il proprio sforzo, la fatica dei militanti, facendo proposte. Non ce l'abbiamo fatta, ma chi è stato al governo negli ultimi 10 anni, e ci sono stati tutti, Berlusconi, Meloni, Salvini, Bonino, Di Maio, le sinistre, nessuno ha partorito alcun tipo di provvedimento a favore della famiglia. Il Popolo della Famiglia, senza avere parlamentari, negli ultimi 3 mesi ha raccolto 60.000 firme sulla proposta del reddito di maternità, 1.000 euro al mese da dare alle donne per i primi 8 anni di vita del figlio, se si dedicano in via esclusiva alla cura del figlio e alla cura della famiglia, per far sì che le donne abbiano un diritto in più. Questo è un disegno di legge già depositato in Parlamento, perché era un'iniziativa popolare. Secondo giro, parliamo adesso dei punti chiave dei vostri programmi. Mario Adinolfi, del Popolo della Famiglia, lei ha dichiarato che la prima grande emergenza nazionale ed europea è la denatalità. Basti pensare che nel 2018, quest'anno, i nati sono 449.000, la metà del 1965. Dite no chiaramente al reddito di cittadinanza e sì al reddito di maternità, ma sembrerebbe che nell'ultimo decreto famiglia dei soldi avanzati dal reddito di cittadinanza, si parla di un fondo da 1 miliardo, sarebbe destinato poi alle politiche per la famiglia. Allora queste politiche non si escludono più? Beh, è notizia di queste ore che quei fondi non ci sono. Il ministro Tria ha detto chiaramente che non c'è copertura per la proposta di Luigi Di Maio. È la solita presa in giro che i governanti, devo dire, equanimi di ogni colore, fanno sempre prima delle elezioni, dicendo interverranno a sostegno della famiglia. Il giorno dopo le elezioni la famiglia scompare dal piano delle decisioni da prendere. Il Popolo della Famiglia propone, l'ho ripetuto nel primo intervento, un intervento monster contro la peste bianca d'Europa, che sta corrodendo le colonne del welfare europeo. L'Europa è il continente del welfare, dei diritti, dell'istruzione gratuita per tutti, della sanità gratuita per tutti, ma che vive su una piramide demografica in cui devono esserci i bambini. Se c'è denatalità, quelle colonne crollano, con esse l'Europa intera. Dunque, fare ora uno sforzo per finanziare dall'Europa il reddito di maternità, 1.000 euro al mese, 96.000 euro anni per le donne, è decisivo. Al suo tempo, Mario Adinolfi, lo ha detto anche prima, un programma concreto, lei propone 1.000 euro al mese per le donne che si dedicano esclusivamente alla famiglia per i primi 8 anni di vita del figlio. Facendo 2 conti, la somma poi negli anni diventa importante. Come recuperare questa somma dagli attuali fondi 2014-2020 che non sono stati spesi del tutto? Sono 96.000 euro per donna, purtroppo, perché la natalità in Italia è bassa. Costerebbe poco all'Italia implementare il reddito di maternità proposto dal Popolo della Famiglia, appena 3 miliardi di euro, e noi proponiamo di farlo cancellando il reddito di cittadinanza, che è un provvedimento elettorale e assistenziale, che serve solo a dare una mancia ad alcune centinaia di migliaia di persone per raccogliere consenso senza costruire crescita. Se si investe sulla famiglia e sui figli si costruisce crescita. Poi il discorso dei fondi europei va fatto seriamente.
Il problema è anche delle classi dirigenti italiane, diciamolo. Noi candidiamo per esempio una classe di eccellenza, penso al professor Walter Boero che candidiamo presidente della regione Piemonte, per fare questi progetti. Perché non è possibile che l'Italia su 42 miliardi di euro stanziati dall'Europa riesca a spenderne il 13%. C'è un'inadeguatezza burocratica ma anche strutturale delle classi politiche. Adinolfi, parlando sempre di immigrazione, voi usate il termine sostenibile nel vostro programma e parlate anche di diritto a non emigrare. Cosa significa? Avete pensato anche a delle politiche per la famiglia dei migranti? Sono le parole di due papi. Papa Francesco, che parla di immigrazione sostenibile e dice con chiarezza: non lasciate sola l'Italia all'Europa, e il diritto a non migrare, che è un'espressione di Papa Benedetto, ripresa da un concetto forte di San Giovanni Paolo II, che ricorda che le persone quando migrano vuol dire stanno in una condizione di sofferenza, e forse la soluzione è sostenere queste persone affinché non migrino. Questa è una dicotomia di una tragedia epocale che noi dobbiamo saper valutare in quanto tale, ma capendo che il sostegno decisivo in questo momento è il sostegno alla natalità in Italia. Perché se non si sostiene la natalità, si continua con le politiche contro la vita e contro la famiglia, le politiche dell'aborto, proprio le politiche di Emma Bonino, per dirla chiaramente, o magari immaginando un mondo alla Vincent Lambert, il disabile francese che il Consiglio di Stato voleva sopprimere qualche giorno fa, beh, allora abbiamo una vita davvero triste. Ha chiesto la replica ad Inolfi, prego. Beh, proprio sulla terra di Puglia, diciamoci la verità, questa cultura che pensa che l'essere umano sia una cosa ha trasformato molti uomini neri in schiavi dell'uomo bianco, perché sul territorio pugliese, lo sappiamo, a molti uomini arrivati con la disperazione dal mare viene garantita una condizione di vita terribile, proprio perché una cultura complessiva che ha ridotto la persona a cosa sta adesso conducendo inevitabilmente a una disumanità anche verso i migranti. Michela Adinolfi, da lei, secondo lei cosa fare? Beh, lei cita dei dati tragici importati dalle politiche di questo governo, cioè reddito di cittadinanza, spesa pubblica con una finanziaria monster da 30 miliardi di euro preelettorale. O si cambia completamente registro e si capisce che bisogna puntare sulla crescita o questo paese affonda. La crescita riparte dalla famiglia. Mettiamo i soldi nelle tasche delle famiglie. Con il reddito di maternità trasformiamo la donna lavoratrice che lavora in casa e sostiene la famiglia in una vera donna che lavora, non in una donna considerata donna di serie B. Riconosciamo il decisivo ruolo sociale che svolge e facciamo sì che l'impresa familiare, che è il tessuto connettivo di tutto il tessuto economico di questo nostro paese, sia sostenuta e incrementata. Queste sono le nostre proposte, che possono derivare, essere finanziate anche da una capacità di costruzione di progetti adeguati sui fondi 2020-2025. Michele Abbadolfi, stessa domanda per lei. Secondo lei il PPE con chi dovrebbe allearsi? Il Popolo della Famiglia sostiene la candidatura di Manfred Weber alla presidenza della Commissione europea. È un cattolico praticante, un bavarese, un padre di famiglia, è uno che ha avuto il coraggio di mettere esattamente per iscritto la questione delle radici cristiane nel suo programma. Noi lo sosteniamo con tutta la forza. Il Popolo della Famiglia è il soggetto politico a cui i cristiani, ma anche i laici che hanno a cuore la sorte della famiglia in Italia e in Europa, devono guardare questo 26 maggio, ricordando che con tutte le picconate che sono state date alla famiglia nelle recenti legislazioni, ancora oggi 29 milioni di italiani sono regolarmente sposati, allevano 15 milioni di figli maggiorenni o minorenni, allevano e stanno insieme a 4,8 milioni di disabili, si fanno carico degli anziani non autosufficienti. Il welfare di questo paese è ancora la famiglia. Continuare a ignorarla è un crimine politico. Il Popolo della Famiglia va votato per cambiare questa condizione. Adesso per ognuno di voi 30 secondi, un appello al voto per convincere gli indecisi. Quindi Adinolfi ha chiesto la replica, l'ultima per lei, 30 secondi. Oggi è il 22 maggio, cadono proprio 41 anni esatti dall'introduzione della legge 194. Emma Bonino è responsabile diretta, e se ne vanta, di 6 milioni e 65 mila bambini non nati.
sono le forze che mancano all'Italia da 40 anni a questa parte per sfidare l'Europa e il mondo. Noi non abbiamo stima della signora Bonino, noi del popolo della famiglia chiediamo un voto anche per dire no alla cultura della morte che lei incarna. Sì. Ricordiamo che qui ognuno ovviamente esprime opinioni personali. Il popolo della famiglia chiede il voto per far tornare protagonisti i cristiani in politica, magari Mario Mauro poteva evitare di candidare una porno prof nelle sue liste del Meridione perché con l'ispirazione cristiana c'entra poco. Noi non abbiamo i soldi della Open Society Foundation di George Soros. Noi andiamo avanti con la forza di militanti che avete incontrato sul territorio e che fanno proposte e arrivano concretamente al cuore della gente. Con il reddito di maternità noi rivoluzioneremo l'Italia. Mario Mauro, allora grazie a Mario Mauro, a Dadinolfi e ad Abbaticchio per essere stati qui con noi. Termina questa diretta, un altro confronto domani sera, stessa rete, stessa ora. Arrivederci e buon proseguimento di serata.